Aldo, il giorno 27 settembre 2018, è un giovedì, mi alzo di qui, vado verso la mia città, mi alzo da questo luogo qui bucolico, io lo chiamo così, è bellissimo, si vede tutta la natura a portata di mano, ma che bello, gli alberi, il cielo, la valle e il torrente piccolo che scorre qui. Ora mi alzo, riprendo il mio viaggio, ecco un ponticello di legno, lascio il mio sasso gigante, coperto da quella bella vernice verde. Chiamiamolo pure muschio. Devo stare attento qua a dove mettere i piedi perché ci si può cadere da un minuto all'altro. Ecco che vado verso, lascio la valle qui. Qui c'è stata anche l'opera dell'uomo, si vede, per fermare la corrente impetuosa del torrente hanno messo dei tronchi. Ma che bello il cielo, oggi lascio questa mia valle. La chiamano Riale. Ecco qua il sasso gigante di nuovo fotografato lateralmente sotto il piccolo torrente. Mi sono io che mi avvio prima giù verso il paese di Laveno. Sono il Lago Maggiore, la parte collinosa sopra il lago. Un quarto d'ora a piedi dal lago. Vi voglio far vedere anche questo piccolo torrente, favoloso questo qua. Ma che bello, il muschio che ricopre la montagna. Ecco, qui è un ponticello altro di legno da fare. Aldo si sta incamminando a piedi, un quarto d'ora, 20 minuti, arrivo a Laveno, lascio di nuovo questa valle, la rifotografo, anche pure il torrente piccolo, che poi questi piccoli ruscelli vanno a finire al Lago Maggiore. Ecco qua che mi trovo da solo in questo luogo, io lo chiamerei pastorale anche, è molto bello, non c'è neanche una persona e purtroppo devo andare perché tra un'ora viene buio. Devo stare attento anche qua di non scivolare, ecco qua se inciampo. Sono arrivato all'ultimo ponticello che ora lo attraverso e risalgo sulla via Mulattiera, che è la via che porta al comune di Laveno. Ecco che l'ultima foto della valle, bellissima, e mi avvio verso questo sentiero, lo chiamerei anche il sentiero misterioso, ma non è scoperto da nessuno. E qui non mi manca il respiro, posso fare anche dei bei gradini, che qua l'aria è ottima, anche alla mia età. Ecco che sono arrivato alla fine, vi saluto da questo breve YouTube sopra Laveno.